donna di spettacolo televisivo, eccetera, eccetera, ha dialogato attraverso i social con Bettarini e diciamo, ha sollecitato a lavorare sul tema della giustezza, adeguatezza, correttezza, che uno che dice porca madosca durante una trasmissione senza nessuna intenzione di offendere la Madonna, ma come dire, ma guarda un po', senti e lavori, la sera si dice senti e lavori, ma porca madosca è un equivalente più colorito, ma diciamo non ha nessuna intenzione blasfema, era stato espulso. Quindi questa sua espulsione è stato un po' oggetto di riflessione su questo tipo di enunciati, che per me è assolutamente sbagliato chiamare bestemmie, perché bestemmie sono quelle espressioni che hanno intenzione di offendere l'universo della sfera religiosa, mentre diciamo quasi tutti i giorni e a tutte le ore in Toscana, io non sono toscano, non ho questa abitudine, queste espressioni vengono pronunciate con l'intenzione di dire che rabbia, ma guarda un po', e non... E quindi ogni tradizione, come dire, linguistica ha una sua modalità d'essere. Ed è nato un po' questo libretto in cui si è scoperto anche, soprattutto Paolo De Simone ha fatto carotaggi su questa dimensione, che nell'ambito dello sport, del calcio, ci sono state un bel po' di espulsioni dopo bestemmia, appunto Paolo ci parla anche di Lippi e il mondo delle bestemmie, ma anche, diciamo, una sorta di riflessione anche nell'ambito letterario sulla appartenenza della bestemmia ad un mondo della bestemmia. Io dico bestemmia, ma per me non è una bestemmia, di questo enunciato linguistico che ha i tratti di riferirsi a degli aspetti religiosi. Nessuno che dica porca madosca sta pensando di offendere il cattolicesimo del suo vicino, perché anche lui lo condivide quel cattolicesimo, no? E quindi non c'è proprio nessuna intenzione di natura blasfema, ma adesso non voglio accalorarmi su questo, voglio solo aggiungere che dopo che il librino è venuto fuori ho letto anche il libro di un altro giovane che aspirava a fare spettacolo, continua a farlo, che si chiama Genovesi, che Giovanni Pieri cita all'inizio del libro. Appunto Genovesi nel 2004 è stato anche lui espulso dal Grande Fratello, che non era ancora VIP, per aver detto delle bestemmie, lui dice dopo mezzanotte, quindi supponeva che i bambini fossero andati a letto. E ha scritto un libro, sono arrivato secondo, è un libro dolorosissimo, cioè a uno che puntava a lavorare nel campo dello spettacolo, questa specie di espulsione per bestemmia è un dolore, come dire, che non gli passa, perché non l'ha fatto con nessuna intenzione di offendere il mondo religioso, ma l'ha fatto come accentuazione di sue espressioni. E poi, non so se nel contempo, subito dopo, è venuto fuori un fatto che mi ha colpito moltissimo, cioè che un insegnante di matematica di una scuola superiore fiorentina sia stato sospeso e multato per avere scritto un'espressione di questa natura su Facebook, diretta poi al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa aggiunta del Merito ha provocato la sua aggiunta di un borbottio che, pronunciato senza cesura tra l'uno e l'altro, non è una bestemmia, che è una nuova parola, è un neologismo. Quindi lo posso pronunciare anch'io. E è in atto un processo, gli hanno imposto una multa ed è stato sospeso non a divinis ma dalla scuola, e il processo contro di lui gioca su due aspetti: uno, appunto, di aver usato un'espressione blasfema, e l'altro che un insegnante ha offeso l'istituzione che lo paga e che quindi che non era un comportamento degno di un insegnante. Quindi ci sono due aspetti, appunto l'etica di un insegnante e la blasfemia. Nel libretto che abbiamo fatto è Gianfranco Macciotto, un avvocato cagliaritano, ha curato tutta la vicenda dell'articolo 724 e delle sue implicazioni nel tempo. Diciamo che quello che è successo è che con la Costituzione è stata tolta dalla normativa generale l'espressione che c'è una religione di Stato, che non si possono offendere persone e le divinità della religione di Stato, ma diciamo che è rimasto lo stesso dispositivo,
e quindi viene interpretato da chi ritiene, come dire, che ha un'opinione più aperta, che in questo modo non si può neanche offendere Allah, Buddha, eccetera, eccetera. E da altri è stato interpretato come a dire, hanno tolto il riferimento alla religione di Stato, però l'articolo resta lo stesso, infatti consente multe e cose di questo genere. Quindi è in atto un processo e in questo caso non è la porta madosca che ti consente di dire è una specie di eufemismo rispetto alla bestemmia e così via, era proprio una classica espressione, e però a questo punto, detta così, veramente colpisce il diritto di espressione di una persona, no? E anche la specificità di espressioni linguistiche che sono legate alla vita delle persone, alla loro cultura, e c'è una tendenza anche nella giurisprudenza, per quel pochissimo che conosco, a riconoscere i valori culturali di aree in cui questo tipo di espressioni sono, diciamo, consuete. Ci sono particolari aree che hanno questo tipo di vocazione. Quando ho messo una memoria su Facebook è venuto fuori, mi pare che Meneghello ha raccontato in uno dei suoi racconti veneti che di una gara di bestemmie, che c'era uno che ha fatto una scommessa che lui ne poteva dire 500 di bestemmie, è evidente che non c'entrava l'universo dei valori religiosi, c'entrava una specie di, come dire, di gioco sociale, no? Perché è in fondo un po' un atto sociale. E bisogna un po' riconoscere che noi, come diceva Lévi-Strauss, dei miti, no? Non siamo noi che pensiamo i miti, ma sono i miti che si pensano attraverso di noi. Ma in un certo senso è vero che è la lingua che si parla attraverso di noi. E quando una tradizione linguistica si è depositata nel tempo, è lì che parla attraverso di te. E quindi anche riconoscere questi valori, per me quindi questo è diventato, per essere un oggetto di un esercizio, in qualche modo di riflessione antropologica, anche di essere un esercizio di riconoscimento di diritti. Questo tema del professor Zuresi di questa scuola superiore fiorentina mi sembra che vada seguito, vada sostenuto, che, diciamo, la nozione di bestemmia secondo me dovrebbe essere abolita dal codice civile, perché è una nozione falsa, è una nozione che trae radici da guerre di religione, non da un mondo fortemente laicizzato, e qui i diritti di chi crede sono tutelati da tantissimi aspetti, anche dal rispetto di quelli che involontariamente usano questo tipo di espressioni, oppure volontariamente, nel senso che per loro è la modalità linguistica regionale di dire cose che significano, appunto, sono interiezioni, sono commenti sul mondo e così via. Ciò detto sull'orizzonte ulteriore, no? Ci sono state qui due recensioni abbastanza interessanti di una semiotica che ha un po' insistito su questa nozione, che è un'espressione che non ha un contesto denotativo specifico, non vuole dire quello che dice, vuole esprimere invece un sentimento. E quindi a me sembra che riflettere su queste cose aiuta anche a riflettere sui diritti, sulle modalità di espressione e così via. È chiaro adesso che per questo insegnante avere come interlocutore un avvocato che rappresenta il ministero e il ministro che ha voluto che si chiamasse Del Merito, no? L'altra sera c'era una trasmissione non bellissima ma significativa su Don Vincenzo Milani e su che cosa significa merito nella scuola, e quindi si capisce che questa nozione di merito abbia suscitato molte reazioni negative, tra cui queste dell'insegnante, diventerà anche più significativo di una battaglia civile con questo tipo di tematiche. Allora, stasera abbiamo chiesto a due amici, in sostanza, non dico esperti di questa tematica, però diciamo che